addirittura colleghi adesso. La busta paga di dicembre sarà uguale a quella di gennaio e l'inflazione ha mangiato il potere d'acquisto di salari e pensioni. Avete rimodulato le aliquote IRPEF e ognuno si troverà in busta paga 6 euro netti al mese per chi guadagna 15.000 euro lordi e 20 euro netti al mese per chi ne guadagna 30.000. E poi magari quei soldi li spenderà per pagare i ticket di una sanità allo sfascio che non finanziate più. Vi avevamo chiesto di detassare gli aumenti contrattuali, di detassare la contrattazione di secondo livello, voi che volete parlare di produttività, di competitività, e invece non l'avete fatto, e anche i soldi che avete messo per coprire i contratti del pubblico impiego, come dice il ministro, non servono a coprire nemmeno l'IPCA. Ma con quali sindacati siete abituati? Cosa pretendete, che vi diciamo sì quando non rinnovate i patti nemmeno nel rinnovare i contratti? Sbagliate indirizzo! E i soldi che avete messo non bastano nemmeno per intervenire sulla sanità. Non pagate di più gli straordinari, non pagate i medici a gettone, fate assunzioni, rinnovate i contratti, pagateli! Al personale sanitario di vivere la propria vita. Non vogliono essere pagati con i gettoni, vogliono recuperare la propria vita, non possono uscire dagli ospedali, entrate negli ospedali pubblici, fatevi un giro per capire che cosa succede. E ci raccontate che questo è il paese nel quale l'occupazione vola, nel quale aumentano i numeri. E noi siamo andati a cercare gli stessi dati dell'Istat che sono stati presentati alla Camera ad agosto. E quei dati ci dicono che fino al 2022 i lavoratori standard, quelli che hanno un contratto, sono diminuiti dal 65 al 59%. Ci dicono che i lavoratori che non hanno contratti legali, che non vengono pagati, sono arrivati a 5 milioni. E i dipendenti a termine sono passati da 1,5 milioni a 3 milioni. E fino al 2022 i part-time sono saliti dal 12 al 18%. E l'anno scorso il 20% della popolazione ha vissuto a rischio povertà. Questi sono i dati veri. Spiegateli, spiegateli ai giovani che stanno qui e cercano un'occupazione. Spiegateli alle loro famiglie. Sugli appalti a cascata, sui subappalti, sulle gare al massimo ribasso, avete elevato la responsabilità del committente e 2 miliardi dell'INAIL, i soldi che vengono versati dall'azienda e dai lavoratori per la sicurezza, li utilizzate per altre cose. Quante persone devono morire prima che la vostra coscienza vi imponga di intervenire? Avete detto che investite di più sulla sanità e l'ufficio parlamentare del bilancio, quindi non pericolosi eversivi come quelli della Guido o quelli della CGIL, l'ufficio parlamentare del bilancio dice che il finanziamento potrebbe non coprire integralmente le spese, tenendo conto della spesa farmaceutica, delle carenze di personale e della pressione dei prezzi dei beni energetici. Lo capisce anche un bambino che i costi aumentano per
dei costi dell'inflazione, dei beni e servizi, dei costi dei beni energetici, e voi continuate a spiegarci che avete investito ancora di più sulla sanità. Forse avete bisogno di un pallottoliere per fare il calcolo dell'inflazione e per verificare quanto ha perso ogni busta paga di potere d'acquisto. E allora, quando ci dite dove prendere i soldi, perché in questi giorni tutti ci dicevano: ma le vostre richieste non reggono, dove si prendono i soldi? Vi proviamo a fare qualche proposta. Combattete 100 miliardi di evasione. Comprendiamo che è complicato. Se il Presidente del Consiglio dice che non fa pagare i commercianti il pizzo di Stato, il pizzo lo tiene la mafia. Le tasse servono per i servizi pubblici in questo Paese. Provate a dire che anziché siete comprensivi verso chi non paga le tasse, provate a sostenere che è giusto pagare le tasse, perché pagare le tasse significa far funzionare la sanità, la scuola, l'istruzione, i servizi pubblici. E invece continuate con i condoni. Ne avete fatto uno per chi non ha messo gli scontrini, e fate anche quello preventivo. Io concordo quanto pago negli anni successivi e pago sempre quello a prescindere da quanto guadagnerò in più. Lavoratori e pensionati pagano alla fonte, fanno camminare questo Paese, ricordatevelo! E siccome ci chiedete dove prendere i soldi, noi vi diciamo che i soldi si prendono dove ci sono. Non avete toccato i grandi gruppi economici, le grandi multinazionali, e i dividendi distribuiti quest'anno in Italia sono aumentati del 72% rispetto ad un aumento europeo del 28%. Sono numeri. E perché non avete applicato l'extratassa? Come potete fare a dire che avete applicato l'extratassa? Ad agosto avete fatto una grande campagna di comunicazione dicendo: finalmente tasseremo le banche. Bene, era il film della Metro-Goldwyn-Mayer, è uscito il leone, ha fatto miau, non li avete toccati. E le banche quest'anno hanno avuto 16 miliardi di utili. Forse vi conviene ricordare che Draghi, che non ci risulta essere un bolscevico, aveva tassato 11.000 aziende per 14 miliardi. Voi avete cancellato tutto questo. E se volete ancora trovare dei soldi, provate a tassare le rendite da capitale. Ci fate sempre riferimento all'OCSE sulle pensioni, sui salari. Nei paesi OCSE la tassazione è al 31%, in Italia al 26%. Se siete coerenti, alzate quella tassazione e da lì arrivano altri 3 miliardi. E se veramente volete fare una cosa di sinistra, perché in questi giorni in molti salotti buoni esponenti della maggioranza dicono che hanno fatto una manovra di sinistra, se volete fare una cosa di sinistra, tassate le transazioni finanziarie, 9.000 miliardi in questo Paese ogni anno. Se li tassate dell'uno per mille avrete 9 miliardi. E se volete risparmiare, magari risparmiate sui soldi che date alle aziende.
Sapete, persino Bonomi ha detto, vi ha spiegato, che i contributi che voi date per le assunzioni non servono alle aziende, perché se le aziende devono assumere, assumono comunque, a prescindere dai vostri contributi. E fatele una cosa, quando date i soldi, dateli in modo condizionato. Avete dato i soldi a chi ha licenziato, a chi non rispetta i contratti, a chi non rispetta la sicurezza. Qui si possono trovare i soldi e non nelle tasche dei lavoratori e dei pensionati. E sulle pensioni vogliamo chiedere con grande rispetto, ma il ministro Giorgetti ha spiegato al suo segretario e al suo partito cosa ha deciso nelle pensioni? A lui che è andato davanti alla casa della Fornero, Giorgetti, faccia vedere al suo partito, al suo segretario, qualche tabella, gli spieghi la differenza fra sistema misto e sistema contributivo e se necessario faccia qualche disegno se non capiscono. Se può, ministro Giorgetti, se trova il tempo di incontrare il Presidente del Consiglio, gli spieghi che cosa è successo con Opzione Donna. Faccia vedere alla Presidente del Consiglio le foto prima delle elezioni, dietro gli striscioni delle donne che richiedevano il mantenimento di Opzione Donna. Se non siete riusciti a capirlo, vi proviamo a raccontare noi che cosa avete scritto nella manovra. L'ape social passa da 63 anni a 63 anni e 5 mesi. Opzione donna, una vergogna per questo paese. Era già passata da 58 anni a 60, in questa manovra passa da 60 a 61. Si passa da 17.000 donne che avrebbero potuto comportare una spesa di 100 milioni a 2.000 per una spesa di 19 milioni. E allora spieghi, Presidente Meloni, a queste donne perché ha fatto questa scelta, perché lei che dice di difendere le donne ha aumentato di nuovo l'IVA sui prodotti dell'igiene intima e per i bambini, lo spieghi! E spieghi perché i bonus sono destinati alle donne che hanno due figli. Le donne hanno pari diritti anche se hanno un figlio e se hanno deciso di non averne. Lei dovrebbe saperlo. Rafforzi gli asili. Investite in infrastruttura e quando ci raccontate che non avete toccato le pensioni, proviamo a darvi qualche numero. Ci dite che riformulate e rimettete quota 103, ma è una quota 103 allungata che diventa più lunga di 9 mesi per i pubblici e 7 per i privati. E chi matura i requisiti può andare in pensione solo se passa da 5 a 4 volte il minimo. E prima del 1996 viene calcolato tutto contributivo con una perdita importante. Ministro Salvini, è complicato. Vediamo i numeri che avete presentato in Parlamento. La mancata indicizzazione delle pensioni nelle stime della relazione tecnica di bilancio che voi avete presentato considerano un risparmio dal 2023 al 2032 di 36 miliardi e l'ufficio parlamentare di bilancio dice che la rivisitazione retroattiva delle aliquote nel pubblico impiego porterà fino al 2043 risparmi per 32 miliardi.
avete levato 68 miliardi dalle pensioni, non le avete toccate, le avete toccate come? Permetteteci di ricordare che c'è un altro tema. Voi che siete molto attenti alle commissioni e agli enti terzi di questo paese, la Corte Costituzionale vi ha detto che dovete pagare subito il trattamento di fine servizio ai lavoratori del pubblico impiego e aspettano fino a 7 anni. Cosa avete deciso? Sono soldi dei lavoratori. Quello che ci sembra è che si stiano mettendo le mani nei diritti acquisiti, quelli che per i parlamentari andati via dal Parlamento prima del 2012, a luglio di quest'anno avete detto che non si toccano, dando anche gli arretrati. E allora i diritti acquisiti perché non si toccano per loro e si toccano per i lavoratori, per le lavoratrici, per i pensionati? Cari compagni, è davvero una bellissima piazza, siete belli. E penso che possiamo dire una cosa molto precisa. Questa oggi non è semplicemente una piazza del popolo strapiena. Questa è la piazza del popolo lavoratore, di chi tiene in piedi questo paese, di chi paga le tasse, di chi col proprio lavoro fa funzionare questo paese. E siamo qui e stiamo riempendo, voglio darvi questa notizia, tutte le altre regioni, tutte le altre piazze sono strapiene come non si vedeva da anni. E io penso che questa giornata sia la risposta più bella, più forte, più intelligente, più ferma che potevamo dare a chi ha pensato di precettare e di mettere in discussione il diritto di sciopero. Vorrei dirlo con chiarezza, perché questo è un vero e proprio attacco alla democrazia. Lo dicevamo anche con Pierpaolo prima di salire sul palco e lo voglio dire in modo che sia chiaro a tutti. Il diritto di sciopero, metterlo in discussione, non mette in discussione Landini o Bombardieri o il sindacato, perché il diritto di sciopero è un diritto soggettivo del cittadino lavoratore e non è un caso che è inserito nella Costituzione. Quando tu limiti questo diritto, stai limitando la libertà delle persone. E diciamoglielo. Voi e tutti quelli che oggi hanno scioperato, non li ha precettati nessuno, ma hanno scelto di esserci, di rinunciare al proprio stipendio, perché vogliono più del governo migliorare e cambiare questo paese. Questa è la verità. E guardate che non era mai successo nella storia repubblicana e democratica di questo paese, non c'era mai stato nessun governo che si era sognato di poter, di fronte a uno sciopero generale, precettare o mettere in discussione quel diritto. È una cosa gravissima che non lasceremo passare sotto silenzio. E non solo impugneremo insieme alla UIL nelle sedi opportune quella precettazione, ma credo che la risposta che ci dà questa piazza, e lo dico così, il messaggio che voi mandate a noi è che non ci possiamo e non ci vogliamo fermare fino a quando non porteremo a casa
i risultati per migliorare i salari, per combattere la precarietà, per investire nella sanità. E lo sappia il governo, e lo sappiano le imprese, che noi non ci fermiamo. E mi viene da sorridere perché voglio condividere con voi una cosa. Tra le motivazioni che hanno scritto per precettare i lavoratori dei trasporti, ne hanno scritte alcune che sinceramente fanno un po' ridere. Perché se uno precetta lo sciopero, non perché c'è un'emergenza, perché ci sono dei diritti messi in discussione, ma perché nel nostro paese c'è scritto, c'è il turismo che sta crescendo e non si può mettere in discussione il turismo, non so se è chiaro come concetto, oppure bisogna precettare perché se la gente, c'è lo sciopero e non ci sono i mezzi, c'è più gente che va in macchina e quindi crea inquinamento, voi capite che ragioni di questo genere possono portare a superare, a precettare qualsiasi sciopero, non so se è chiaro come concetto. Ma la cosa bella che voglio condividere con voi è che sono riusciti a scrivere che una delle ragioni che precettavano era perché, tenuto conto che le organizzazioni che proclamano questo sciopero sono altamente rappresentative, allora questo determinerà una partecipazione grandissima allo sciopero, allora dovevano precettare. Devo dire che l'unica cosa che aveva capito il ministro è che noi siamo altamente rappresentativi e che tutti avrebbero scioperato, sì è vero, ma è proprio per questa ragione, lo vogliamo dire. Noi non stiamo scioperando solo per noi stiamo scioperando perché vogliamo impedire che questo paese venga portato allo sbando dal governo. Noi difendiamo la nazione, noi difendiamo l'interesse generale. E la cosa folle è che in questo anno questo governo non ha voluto discutere con noi, non ha voluto discutere delle nostre piattaforme, delle nostre proposte, e infatti sta prendendo delle decisioni assurde che mettono in discussione il futuro del nostro paese. E noi questo attacco alla democrazia non lo accettiamo, e vorrei insieme a voi anche riflettere su un punto che è bene che abbiamo tutti chiaro in testa. Qualcuno, e nei giorni scorsi qualche volta l'ho detto anch'io, ma ci ho riflettuto e ho cambiato idea, perché quando si dice ma fanno la presentazione, ma fanno quest'altra cosa perché vogliono evitare di discutere dei problemi che gli stiamo ponendo, come dicono da me, è vero, ma è vero fino a mezzogiorno, perché in realtà noi dobbiamo mettere in fila tutto quello che stanno facendo. Non stanno solo, non hanno tentato solo di impedire questo sciopero, non mettono soldi e non vogliono rinnovare i contratti. Se ci pensate, stanno tagliando sulla sanità, ma non tagliando sulla sanità pubblica e basta, stanno tagliando sulla sanità pubblica e stanno mettendo i soldi per finanziare la sanità privata. E la stessa cosa la stanno facendo anche sulla scuola. Oggi è importantissimo che qui assieme a noi ci siano gli studenti, che questa sia una manifestazione dei lavoratori e degli studenti. Perché il diritto allo studio è un diritto che deve essere garantito a tutti, non solo ai figli dei ricchi o chi ha dei soldi. È un diritto che deve essere garantito ad ogni persona. È la giusta battaglia.
di avere il diritto di poter studiare, quindi di non essere sfruttati per il caro affitti, di aver visto l'aumento delle tasse universitarie, o di dover andare in aule, in scuole fatiscenti. È evidente che questo tema, se ci pensate, non è solo una questione di difesa di un diritto, ma il diritto alla formazione, il diritto alla conoscenza è un diritto che deve essere garantito a tutti ed è l'elemento di fondo per poter cambiare e combattere le diseguaglianze nel nostro paese. E se ci pensate, accanto a queste scelte stanno mettendo e hanno detto che vogliono mettere mano alla Costituzione, perché con l'autonomia differenziata questa cosa vuol dire dividere ancora più il nostro paese, vuol dire mettere in discussione l'unità del nostro paese, vuol dire mettere in discussione la possibile crescita. E quando dici che vuoi addirittura mettere in discussione il ruolo del Presidente della Repubblica, quando addirittura stai mettendo in discussione il ruolo stesso del Parlamento, è in realtà quello che viene avanti, questo è quello che voglio che sia chiaro tra di noi, quello che viene avanti è un disegno complessivo di chi vuole cambiare il modello e la democrazia costituzionale del nostro paese. E questo tema è un tema che noi dobbiamo avere presente, proprio perché noi oggi non stiamo difendendo semplicemente dei diritti, e lo dico in modo molto chiaro, diretto, perché è quello che penso. Noi stiamo proponendo un altro modello economico e sociale rispetto a quello che sta proponendo il governo. Perché se ci pensate, anche le bugie che hanno raccontato sulla tassazione degli extraprofitti, il fatto che alla fine non tassano nulla, l'esito di tutte queste chiacchiere, andate a leggere la legge di bilancio e il DPF, che entrate dagli extraprofitti prevedono zero. Guardate che non è solo questo, e cioè non li tassano, no, nel loro modello al centro non c'è il lavoro, non c'è la persona, al centro c'è il profitto, e nella loro testa è giusto che vada avanti il profitto come interesse che viene prima di ogni altra cosa. Questo è il modello che questi hanno in testa, questa è la gravità della situazione, e questo è un modello che alla fine non solo riduce la democrazia, ma porta anche a un'idea autoritaria. E vorrei ricordarglielo in modo molto chiaro: la nostra Costituzione è una Costituzione democratica, perché i nostri padri e i nostri nonni hanno sconfitto il nazismo e il fascismo, senza il quale non ci sarebbe né la democrazia né la Costituzione. E l'attacco, se ci pensate, a 360 gradi, non è solo un attacco al mondo del lavoro e ai diritti, è un attacco all'informazione. Stiamo vedendo, siamo di fronte a una vera e propria occupazione degli spazi di informazione, compresa quella pubblica, che esiste perché noi paghiamo il contributo per avere la TV pubblica. Pensiamo all'attacco che sta venendo avanti sulla magistratura, e se ci pensate, l'attacco che viene dal diritto di sciopero e contro il diritto di sciopero è l'idea di voler cambiare anche la funzione e il ruolo dell'organizzazione sindacale. Noi siamo un sindacato confederale.
E lo siamo perché da sempre noi non abbiamo mai ritenuto che il nostro ruolo sia semplicemente quello di tutelare le condizioni nel luogo di lavoro, che è un punto importantissimo. Ma noi abbiamo sempre pensato e praticato che il ruolo del sindacato è quello di tutelare e di difendere tutti i bisogni delle persone che per vivere devono lavorare. Vuol dire la sanità, vuol dire la casa, vuol dire la scuola. È un disastro. Scusate, non so il perché, ma oggi è così. E allora, no, non è solo lì. Ce ne vuole di Salvini. Tranquilli. Io penso che il messaggio che volevo mandare è questo. Noi la battaglia che stiamo facendo è una battaglia per dare il futuro a questo paese. E rimettere al centro oggi il lavoro, la persona, la giustizia sociale significa affermare e battersi per un altro modello sociale di sviluppo che è nella democrazia e nella partecipazione delle lavoratrici e dei lavoratori, dei pensionati e dei giovani il suo elemento fondamentale. E lo dico in modo molto chiaro, perché anziché cambiare la nostra Costituzione, la devono applicare. E vorrei ricordare a tutti che il paradosso è che oggi quelli che dicono che vogliono cambiare la Costituzione sono quelli che non hanno partecipato a farla, a conquistarla, ad ottenerla. Diciamoci la verità. E noi non permetteremo a nessuno di ridurre gli spazi della democrazia. E la risposta più forte che stiamo dando è proprio questa, di chi ha a cuore il futuro del nostro paese. E non è un caso che la legge di bilancio che hanno fatto il DEF contiene tutte quelle porcherie, fatemela dire così, che in modo molto preciso, in modo molto chiaro, in modo molto dettagliato Pierpaolo prima ha ricordato. Allora io non voglio fare un elenco e aggiungere cose, le ha già dette, sono precise, le condivido, sono le ragioni che ci hanno portato qui. E guardate che il messaggio che stiamo dando è un grande messaggio di unità, perché va dato, lo dico in modo molto chiaro, il compito delle organizzazioni sindacali è di unire le persone, di unire e di mettere nelle condizioni tutti di esserci. E noi questo sciopero insieme alla UIL non l'abbiamo proclamato contro qualche altro sindacato, no, noi abbiamo chiesto a tutti i lavoratori di qualsiasi idea politica, di qualsiasi organizzazione sindacale, di essere qui, perché noi non stiamo difendendo i diritti semplicemente di chi è iscritto alla CGIL o di chi è iscritto alla UIL. E sia io che Pierpaolo, più volte nelle poche occasioni che ci hanno dato, quando abbiamo incontrato il Presidente del Consiglio, gliel'abbiamo detto, badi, che noi quando avanziamo delle proposte, quando scendiamo in piazza, noi rappresentiamo anche quelli che hanno votato lei, non so se è chiaro come concetto, perché noi difendiamo gli interessi di tutte le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare. E oggi è sotto gli occhi di tutti che anche quelli che hanno votato questo governo oggi sono dovuti scendere in piazza con noi, perché non una delle promesse che hanno fatto sono stati capaci di rispettare. E invece noi pensiamo che la coerenza è una cosa importante. Se vuoi avere rispetto
che non ci fermeremo, che non finisce qui, ma anzi una giornata come questa ci dà la forza, ma ci dà anche la responsabilità di continuare assieme e di allargarla, questa mobilitazione. Perché c'è una domanda precisa, inutile girarci attorno. Il dato è che con i salari che abbiamo non si arriva alla fine del mese, questo è il dato. E quindi, e questo tema, voglio cogliere l'occasione, lo diciamo al governo, perché deve mettere i soldi per rinnovare i contratti davvero dei lavoratori pubblici. L'ho trovato singolare quando abbiamo avuto l'incontro mesi fa col ministro della Sanità, che di fronte alle richieste del sindacato, che gli diceva dovete fare assunzioni, mancano medici, mancano infermieri, dovete aumentare gli stipendi, la sua risposta è no, ma noi stiamo pensando di aumentare gli stipendi. E gli ho detto scusi, come? Come pensate? A noi adesso diremo che se fanno più straordinari e se lavorano di più, li pagheremo di più. Distinto gli ho detto, cavolo che idea, volevo vedere se al limite li pagavate meno lavorando di più. Gli ho detto ma scusate, ma il problema vero è l'aumento reale dei salari e degli stipendi. E da un certo punto di vista noi abbiamo questa necessità, e questo tema non è un tema che riguarda solo il governo. E lo dico in modo molto chiaro anche al nostro sistema delle imprese. Qui hanno parlato anche delegati e delegati che sono in lotta, che dovranno scioperare per il rinnovo dei contratti. Noi abbiamo milioni di persone, sono più di 10 milioni tra lavoratori pubblici e lavoratori privati, che sono senza contratto da anni e che nei prossimi mesi vedranno la scadenza dei loro contratti. Allora deve essere chiaro, per noi certo c'è una battaglia che si chiama riforma fiscale, ma c'è un altro tema: non è sufficiente cambiare il fisco per aumentare i salari. Per aumentare i salari bisogna aumentarli. Può apparire una cosa da catalano, ma è precisa. E allora anche le imprese private, oltre che il governo, debbono tirare fuori i soldi dai profitti che hanno fatto ed è il momento di investirli per far crescere i salari. E questa sarà la battaglia nel rinnovo dei contratti pubblici e privati che metteremo in campo. Lo devono sapere tutti e deve essere chiaro che questa per noi è una priorità. E l'altra cosa che è sotto gli occhi di tutti, che se abbiamo dei salari bassi è anche perché il livello di precarietà che c'è nel nostro paese non esiste in nessuna altra parte d'Europa. E quando questi adesso dicono che per ragionare sul possibile povertà, no? Mi ha colpito ieri sera che nel Consiglio dei Ministri, tanto per stare tranquilli, uno dei provvedimenti che hanno preso è l'ennesimo condono, siamo già arrivati a 13, no? E detta noi che le tasse le paghiamo, voi capite che è un ulteriore insulto, non so come dirgli, perché noi le paghiamo anche per loro. Ma se ci pensiamo, ieri in Parlamento la maggioranza ha fatto votare anche un ordine del giorno per cui ha detto che il salario minimo da noi non si farà più e che loro si prendono un po' di tempo per vedere come combattere la povertà nel lavoro. Hanno bisogno di altri 6 mesi, hanno detto, per studiare e per vedere che cosa succede. Capite qual è il tema? E cioè questo ragionamento lo può fare chi non vive prendendo 5 euro all'ora lavorando, o 6 o 7, capite? Uno il tempo di pensare sui salari, se lo può prendere se c'è già la pancia piena lui. E da questo punto di vista è evidente che questa per noi non è più accettabile come
Conte. Allora basta, ha detto basta, è sotto gli occhi di tutti che questa precarietà non ha fatto altro che impoverire il mondo del lavoro e, se vogliamo essere onesti, ha fatto arretrare anche la qualità del sistema produttivo del nostro paese. Perché noi, quando dicono c'è una produttività bassa, è vero, ma non è perché la gente non lavora o ha salari alti. La produttività è bassa perché non hanno fatto gli investimenti, perché hanno fatto gli appalti, subappalti, sottoappalti, le finte cooperative. Per questo non c'è qualità e non c'è produttività. Perché lo diceva bene Pierpaolo, pensiamo all'Ilva, pensiamo alla TIM, pensiamo alle Poste, ma voi sembra normale che una delle cose che ho scritto nella legge di bilancio per far quadrare i conti, siccome non quadravano, si sono inventati che recupereranno 20 miliardi dalle privatizzazioni. È una follia, dovrebbero imparare che le privatizzazioni fatte in questi anni hanno prodotto un impoverimento del paese. Ma quando imparano, e vuol dire spendere, non privatizzare, non rilanciare. E allora, come voi capite, proprio perché abbiamo la consapevolezza che non c'è un secondo tempo, non c'è un secondo tempo, adesso è il momento di queste riforme, perché se stai fermo, gli altri paesi fermi non ci stanno, in Europa come in Cina. E allora è il momento di investire, è il momento di far tirare fuori soldi, di dire che i profitti non devono essere redistribuiti, anche perché, se ci pensate, i profitti chi li ha realizzati? Guardate che l'altra cosa culturale che hanno fatto passare in questi anni è raccontarci che siamo diventati tutti dei consumatori. Questa cosa, guardate, che cancella un punto fondamentale, cancella il fatto che la ricchezza la produce chi lavora, non la produce la finanza. Ed è per questo allora che oggi la redistribuzione della ricchezza e dei profitti, della lotta all'evasione fiscale, è un punto di battaglia fondamentale per far crescere questo paese. E proprio per queste ragioni noi non abbiamo intenzione di fermarci. E grazie a voi che siete qui, grazie a quelli che hanno oggi scioperato, hanno scelto di metterci la faccia, di dire che non sono d'accordo, che lo vogliamo dire, diciamolo con forza, questo governo non rappresenta la maggioranza di questo paese. Perché la maggioranza di questo paese è qui, in queste piazze. La maggioranza di questo paese è fatta da lavoratori, da lavoratrici, da lavoratori autonomi che non hanno diritti e che vengono messi in competizione dai pensionati, da quelli che hanno lavorato in questi anni. E non impariamo anche noi dall'esperienza. Perché hanno potuto fare tutto questo? Perché un mondo del lavoro così diviso, così frantumato, così contrapposto non c'è mai stato. E allora noi dobbiamo imparare che l'unità sindacale non è solo una somma di sigle, è qualcosa in più, è l'unità del mondo del lavoro e delle persone che lavorano. E quando noi diciamo che vogliamo garantire gli stessi diritti e le stesse tutele, diciamo che anche chi oggi è un lavoratore autonomo e una partita IVA, per noi deve avere gli stessi diritti e deve avere le stesse tutele di tutti gli altri. E qui c'è un punto che ci riguarda. Il sindacato esiste non perché l'ha ordinato il medico. Il sindacato esiste quando le persone che lavorano scelgono di organizzarci collettivamente. Detto in altri termini, senza la solidarietà il sindacato non esiste. E guardate che qui c'è un punto. E diciamolo anche ai giovani, agli studenti che oggi sono qui assieme a noi. C'è un punto. Praticare la solidarietà
ci pone un vincolo e una responsabilità. Perché siccome ci sono milioni di persone precarie, sottopagate, qui c'è un tema. La solidarietà vera non la fai tra uguali. Perché la solidarietà tra uguali è la cosa più semplice di questo mondo, sono capaci tutti di farlo. La solidarietà vera è se noi che stiamo un po' meglio siamo pronti a batterci e anche a scioperare per quelli che stanno peggio di noi e che non hanno diritti. E questa piazza oggi manda questo messaggio di unità del paese, di unità del mondo del lavoro, ma di chi dice, e abbiamo fatto presto con Pierpaolo a individuare il titolo, adesso basta, ci abbiamo messo 3 secondi quando ci siamo guardati negli occhi e abbiamo detto quale messaggio dobbiamo mandare, sì, adesso basta, ci siamo rotti le scatole, adesso è il momento di cambiare, non possiamo più rinviare. E la consapevolezza che avevamo e oggi è una conferma che noi qui rappresentiamo la maggioranza di questo paese, non la minoranza, e vogliamo essere ascoltati e lo diciamo con molta forza ed è per questo che noi continueremo. Guardate, sono convinto che lunedì in Sicilia, che il prossimo venerdì nelle regioni del nord, che il 27 in Sardegna, che il 1° di dicembre nelle regioni del sud, le piazze saranno strapiene, perché il messaggio che voi oggi avete mandato anche agli altri lavoratori che ancora devono scioperare è che non bisogna né avere paura né abbassare la testa e che abbiamo la forza oltre che la ragione per rappresentarlo. E allora avanti, siamo sulla strada giusta e non ci fermiamo. E vorrei cogliere l'occasione anche per dire come ultima una cosa. C'è un bellissimo striscione di fianco con la parola pace. E allora vorrei ricordare a tutti che il 10 di dicembre è stata decisa una straordinaria, seppur ridotta nel percorso, marcia Perugia-Assisi per la pace e per chiedere il cessate il fuoco e per dire basta alle guerre. Guardate che è un altro messaggio importante, perché la guerra la pagano i lavoratori e le lavoratrici in tutto il mondo, non la pagano quelli che la fanno, non la pagano i terroristi, la pagano i civili, le persone che non c'entrano nulla. E allora lo dico ricordando a chi ha precettato lo sciopero, forse è una cosa che non conosce, ma il primo grande sciopero che ha aperto una stagione nuova in Italia è stato quando nel 1943, in piena guerra, in piena dittatura, le lavoratrici e i lavoratori d'Italia sono scesi in piazza contro la guerra e per la libertà. Ed è iniziata da lì la battaglia che ha sconfitto il nazismo e il fascismo. Forse